c'è gente che paga l'affitto, una persona io che ho perso la testa. Dovete vergognare, siete la rovina di Malpensa. Sì, noi siamo intervenuti in difesa dei lavoratori di Malpensa, perché purtroppo per colpa di Alitalia, che ha già cancellato il 70% dei voli che c'erano qui a Malpensa, oggi rischiano un posto di lavoro un sacco di persone. È solo di Alitalia se siamo in questa situazione. Beh, in questo momento si stanno già vedendo i primi effetti di quello che è stato il decreto Lupi, nel senso che ci sono già stati dei voli che sono stati eliminati da Malpensa e trasferiti a Linate, e parlo per esempio di 8 voli giornalieri di Air Berlin. Questo è solo uno dei primi effetti, ma altri ce ne saranno. È chiaro che quello che si sta facendo in questo momento è una cosa voluta per depotenziare Malpensa, ma direi neanche tanto a favore di Alitalia o di Linate, quanto più che altro a favore di una compagnia che è Etihad e a favore di altri hub possibilmente europei, perché quello che succederà di fatto sarà quello di privare Malpensa di una grande potenzialità che ormai da qualche anno è assolutamente inespressa, ridurre Linate a un aeroporto che collega le varie capitali europee e poi da lì pensare agli intercontinentali per le altre destinazioni sul lungo raggio. Questo evidentemente andrà a vantaggio di altre compagnie, prime fra tutte di Etihad, ma sicuramente penalizzerà il nostro sistema aeroportuale. Troppo buono.